Amici di Arcoiris, benvenuti a Leggere negli Occhi, la rubrica a cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. L'intervista di oggi la inizio con un po' di scuse, infatti sono, ho, ho ramazzato un po' di voce e, e dal fondo del torace, cercherò di renderla intelligibile. L'ospite di oggi è un po' particolare per me perché uh, a seguire il fatto che questa. Mh, Intervista è curata, la rubrica intera dall'Associazione Scrittori di Bologna. Giampiero Rigosi ne è uno dei fondatori di questa associazione, quindi è ancora una presenza speciale, importante per me oggi. Eh, Giampiero è, è uno scrittore professionista. Eh, ha pubblicato per Inaudi, stile libero, qualche anno fa Notturno Bus, che è quel libro che l'ha un po' lanciato a, a grande livello nella nel panorama letterario nazionale, ma non veniva da altre esperienze di scrittura molto importanti precedenti che l'avevano fatto esordire con molto interesse da parte del, dei critici, ma anche del pubblico. È stato sempre etichettato come uno scrittore di noir e in qualche modo si è sempre cimentato in questo tipo di scrittura, ma... Eh, il, il romanzo suo ultimo che è uscito e che guiderà la nostra conversazione di oggi, questo L'ora dell'incontro, ancora eh, uscito per i tipi di Einaudi Stile Libero, è una, uno scarto notevole rispetto alle sue precedenti produzioni. Chiediamo come al solito al nostro ospite, a Giampiero, di eh, introdurci alla... All'ambiente emotivo, alle motivazioni del suo libro, così insolito per la sua normale produzione. Che cosa incontra chi entra nell'ora dell'incontro? Ma gli incontri in realtà sono tanti. Eh, C'è un appuntamento che aspetta credo, ognuno dei personaggi del, del romanzo, ognuno dei protagonisti, che sono comunque tanti. E in principal modo le due protagoniste, che sono tutte e due donne, e Clara e Laura, che vivono entrambe un momento molto particolare della loro esistenza e, e quindi hanno un appuntamento, entrambe hanno un appuntamento molto importante che le aspetta, eh, con, con altro da sé ma anche con se stesse. Il primo passo che volevo fare in questa intervista, forse è quasi ovvio, ma credo che sia necessario per chi già ti conosce e ti ha sempre seguito nelle tue produzioni precedenti. Come mai, sappiamo che gli editori amano molto scatolare gli autori in quadri ben precisi e in strutture quasi rigide, di modo da poterli indirizzare sempre in una collana o nell'altra senza troppe variazioni, non amano troppo le variazioni gli editori. Come mai hai voluto uscire, qual è l'esigenza che ti ha spinto a uscire un po' da questa scatola del noir nel quale eh, sei stato riconosciuto nelle tue prime produzioni? Ma eh, la scrittura fondamentalmente, cioè avevo voglia di raccontare una storia e, e questa storia non, non coincideva, ammesso che ci siano poi dei confini del genere noir, no? sicuramente sono dei confini abbastanza precisi, eh, anche se col tempo si sono anche quelli resi più elastici e un po' più confusi. Per il giallo, il poliziesco, il romanzo di indagini, diciamo, di detection, per il noir, a mio parere è molto più difficile trovare delle coordinate, come dici tu, un recinto, una, una scatola, però è vero anche che normalmente un lettore che va nel reparto, eh, nella libreria, cercando nel reparto gialli, thriller, noir, polizieschi, trova un po' tutto, paradossalmente molto spesso trova anche quest'ultimo mio romanzo. Che... È vero, <ride> è vero, lo posso certificare che in libreria è spesso infilata negli angoletti del noir. <ride> e, Sicuramente il romanzo non lo è, o perlomeno come qualcuno ha detto forse è un noir esistenziale, un noir dell'anima, non ci sono morti ammazzati, non c'è nessuna indagine, e qualcosa di misterioso c'è, ma Raymond Carver diceva una, una certa dose di mistero fa bene a qualsiasi tipo di racconto, quindi questa è l'unica eh, parentela. Io avevo voglia di scrivere una storia e ho scritto questa storia, poi l'editore nel momento in cui se l'è trovata in mano l'ha letta e gli è piaciuta e ha deciso di pubblicarlo. Senti, ancora prima di immergerci nell'atmosfera del romanzo, ancora una domanda di tipo più generale. Il tuo è un romanzo di quasi 500 pagine. E in una intervista su carta che ho letto fatta a te, mi risulta che hai cominciato a scriverlo addirittura dieci anni fa. Citavi il 1997 come anno in cui è partita la prima idea del romanzo. Ecco, è. Eh... Ha un significato tutto questo che ci si metta dieci anni a pubblicare un romanzo? È una fine, è un inizio, è qualcosa che hai concluso e che difficilmente potrà rientrare nei tuoi tasti narrativi? Perché una, un impegno che dura dieci anni e dà forza, forza a un romanzo così corposo sembra quasi una conclusione. È una conclusione anche per entrare poi nel laboratorio dello scrittore per il quale ti vorrei fare molte domande. Ma per me ogni romanzo è una conclusione, eh, indipendentemente dal tempo che ci si mette. Eh, non, non, non sono mai riuscito a pensare in termini di serialità per quanto riguarda i romanzi. Eh, è un mondo eh, nel quale entro, eh, un universo proprio addirittura, in, popolato da personaggi. E io prima di cominciare a scrivere anche se in realtà questo processo fa già, di questo processo fa già parte la scrittura, perché quando parliamo del 97, è, credo che sia proprio qui dietro, io ho tutti i taccuini. il primo appunto su questa vicenda è targato 1997 nei miei tacuini, quindi i primi file che ho iniziato a scrivere. Il processo di, 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 di esplorazione di questo mondo, quindi dei personaggi, che all'inizio sono solo ombre, un po' sfuggenti, fanno qualcosa, hanno un gesto, incontrano qualcuno appunto. No? Io spesso le prime cose che metto a fuoco sono gli appuntamenti a cui i personaggi non dovranno mancare. E quindi i, quelli sono un po' gli snodi fondamentali, gli, eh, che inizio a conoscere e poi ho bisogno di conoscere i personaggi. Ci metto molto tempo, è un limite mio. Prima di scrivere un romanzo ho bisogno di conoscere bene i personaggi che, <ride> i personaggi che, 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 che si muovono all'interno del romanzo. E quindi eh, una volta che li ho conosciuti, una volta che eh, parto invece nell'esplorazione di quello che gli accade, della loro storia, degli loro incontri, delle tensioni che si creano tra di loro o che si sciolgono tra di loro. E il romanzo cresce, arriva alla fine e, e per me è sempre una, un, un, un termine. Quei personaggi lì, di quei personaggi ho raccontato quello che mi interessava raccontare. Esco dal loro mondo e li lascio, ma soprattutto dovrei dire che loro lasciano andare via me. Perché eh, ci metto molto a volte perché attraverso dei periodi di sconforto mi insabbio come credo capiti un po' a tutti. Non so più bene l'orientamento, non so più bene forse la storia che volevo raccontare qual è. E, e quindi quello che mi spinge ad andare avanti sono loro, i personaggi che ho conosciuto nel, nel cui mondo sono entrato, che vengono un po' a tirarmi per i piedi come i fantasmi: no? a dire no, adesso ci devi raccontare, devi raccontare la nostra storia. E quando ho finito. Di solito mi lasciano in pace, non tornano più a, a darmi fastidio, a, a venirmi a trovare, quindi per me è una conclusione. Ecco benissimo, abbiamo eh, cominciato a capire come lavora eh, Giampiero Rigosi, siamo entrati nel suo laboratorio. L'appuntamento di cui parlavi tra eh, i personaggi, ovviamente, l'ora dell'incontro si chiama al libro, quindi è un'ottima indicazione. Ecco, parliamo dei personaggi. Entriamo più in particolare nel romanzo, che è un romanzo profondissimo, intrigante, un argomento molto forte, di cui parleremo dopo. Ecco, eh, in realtà chi parla maggiormente nel tuo romanzo sono donne. È un romanzo di donne. Eh, gli uomini sono anzi delle figure un po'. sono un po' del, delle. Persone di bassa lega, forse un po' il musicista Paolo, eh, uno dei, Il fratello di una delle protagoniste, cerca ha una, una, una vita interiore tormentosa, ma soprattutto i grandi protagonisti, chi mostra forza, curiosità, eh, ricerca sono tutti protagonisti femminili. Come sei riuscito? Come ti sei trovato per. Eh, eh, per elaborare questo oh, mondo femminile così forte, importante, duro, sembra quasi che parli di cose o di persone che hai conosciuto di persona, perché c'è un approfondimento nell'indagine nell anche interiore che fa Clara di se stessa con una sensibilità che in un autore maschile non è facile trovare. Parli di donne in una maniera di... Eh, in una maniera molto profonda, ecco, che gli uomini sono leggermente più superficiali nel tratteggiare i personaggi femminili. Sì, questo credo che sia uno dei motivi che mi ha spinto a raccontare questa storia, l'esplorazione di, non del mondo femminile, dell'universo emotivo di questi due personaggi, di Clara e di Laura, e, che, che mi incuriosiva molto. È vero, eh, anch'io trovo che spesso i, la, la scrittura... Stranamente la scrittura al femminile ha un modo suo di esplorare il mondo femminile. È uno specchio che si guarda dentro in maniera a volte molto profonda e io credo che si riesca ad individuare no? un certo tipo di scrittura femminile. La scrittura maschile a volte tratteggia in maniera più superficiale. Io ho sempre ammirato tantissimo gli scrittori uomini, io appartengo a, geneticamente. <ride> eh, geneticamente a questa categoria, eh, gli scrittori uomini che eh, invece avevano una capacità di, di, di raccontare il mondo anche dal punto di vista femminile. Non so, penso a Tolstoi, che è uno degli autori che io in generale amo di più, e che ha questo, pur essendo un autore estremamente virile, parla di guerra, parla di... No? Eh, ha un rapporto anche lui stesso, credo, come, come autore molto epico e virile con, con la Terra, con il materiale narrativo che, che tratta, però eh, ha anche invece un, un occhio estremamente acuto, profondo sui personaggi femminili. E ho sempre ammirato tanto questo, un po' forse questo romanzo era una specie di scommessa con me stesso, di tentativo di, di, di entrare in questo mondo che mi affascina e mi... Mi incuriosisce, no? sempre molto misterioso, eh, proprio perché io appartengo come i protagonisti del mio romanzo invece al mondo maschile, che secondo me, non solo dal punto di vista della scrittura, ma anche dal punto di vista psicologico-emotivo, è più superficiale. E quindi è, un, è, è come se un, adesso estremizzando, come se un personaggio bidimensionale cercasse di entrare nella tridimensionalità, no? oppure per noi, eh, che viviamo nel mondo tridimensionale, entrare nella quarta dimensione, cioè in una dimensione che comunque intravedi, ne, ne intuisci l'esistenza ma non, uh, è, è, è veramente difficile entrarci dentro. Eh. È venuto fuori Tolstoi, che potremmo dire che il tuo è il romanzo tolstoiano, adesso, però ecco, uh, mi hai fatto venire in mente un'altra domanda un po' che inerisce a quello che abbiamo detto all'inizio di questa conversazione. La mh, necessità di, se vuoi, inscatolare un romanzo in un genere. Lo potremmo definire un romanzo psicologico. Sì, direi che è un romanzo anche psicologico. Una psicologia ovviamente romanzesca, nel senso non inventata. Per romanzesco non intendo inventato. Intendo che il romanzo ha un suo metodo di indagine psicologica, che non è quello ovviamente scientifico, né psichiatrico, né psicanalitico. Né... Però sì, senz'altro il romanzo in generale credo che sia un... Il romanzo nasce prima della messa a fuoco della psicologia come scienza, no? dell'invenzione addirittura, se così si può dire, ma eh, evidentemente è un grande mezzo di indagine psicologica. Ecco, forse il romanzo che eh, tra i primi che lo hanno praticato come strumento di comunicazione c'è cioè stato Goethe, è fondamentalmente un romanzo psicologico, è un'elaborazione di un mondo interiore. Che forse non, non si rifà solo all'epifenomeno, ma cerca di andare in profondità. Questo è un po' una novità, è un ritorno al passato, ma secondo me è una novità quando siamo stati abituati ad una letteratura molto più di fatti, di cose, di descrizioni. E questo che credo sia un, uno dei principali pregi del tuo libro per chi ama la lettura non troppo. Eh, Degage, non troppo lontana dai problemi reali della vita delle persone. È una novità ehm, di cui io cioè non so se è una novità. Adesso dire che è una novità mi fa piacere, ma non lo credo del tutto. Cioè non credo che sia così isolato il fenomeno. Un ritorno del passato L un... preso come novità in un mondo che, eh, sì, come aspetto, è molto più superficiale. Questi. Sì, sì eh, nel, nella narrativa italiana dei nostri giorni. È quasi una novità, non credo di essere l'unico che la pratica, però è una novità di cui io personalmente sento molto l'esigenza. Adesso sembra quasi, eh, da, come dicevi prima, io sono eh, visto, letto, spesso ho scritto di fatto romanzi eh, di, che appartengono in un qualche modo al genere, anche se non solo, e, però eh, forse vent'anni fa eh, la narrativa italiana aveva bisogno di raccontare delle storie, cioè di riappropriarsi di questo... Eh, di questa componente fondamentale no? della narrazione, cioè del, del raccontare storie. Poi forse eh, credo che sia successo un po' una strana inversione, di, cioè non inversione, un'esagerazione un in questo senso, e c'è cioè un proliferare di storie, e un proliferare a volte di storie che però diventano quasi solo portatrici di se stesse e non di altro. Quello che io. Cerco di fare, con questo romanzo, ma in questo senso non è una conclusione, credo che continuerò, se continuerò a scrivere e se mi daranno modo di pubblicare, a fare, ehm, cercare di raccontare delle storie che non siano solo portatrici di se stesse. Io credo che l'Italia in questo senso è, è molto diversa dalla narrativa anglosassona, dall'Inghilterra, dall'America, dalla, dall dove invece ci sono grandissimi narratori. Che non, fa, non scrivono genere, raccontano storie, però storie che sono comunque un'esplorazione dell'emotività della psicologia dell'uomo, ma così come della società, o, insomma, non sono solo eh, fini a se stesse. Ecco, in questo vi assicuro, cari amici di Arcoiris, che Giampiero è riuscito a far collimare una delle principali esigenze di chi scrive e non vuole annoiare, a, a parlare dei mondi interiori e delle loro manifestazioni in maniera estremamente equilibrata e giusta e interessante. Ahimè, devo ammettere anch'io che americani e inglesi trovano sempre qualche scrittore che ci coinvolge e stravolge riuscendo a far collimare la originalità, la bellezza di storie con la profondità di quello di cui vogliono raccontare. Se scriverò ancora, se gli editori mi vorranno pubblicare, benissimo, ma Giampiero è uno scrittore sul serio e quindi ha esplorato più forme e quindi sempre per parlare del laboratorio dello scrittore, vorrei che tu ci raccontassi anche qualcosa della, del tuo rapporto col cinema perché ormai è diventato, penso, una delle parti più importanti del tuo lavoro. È un 50%, quello tra narrativa e cinema, eh, ti prende sempre di più la scrittura, forse un po' meccanica, più, più spezzata a grandi pezzi che poi sono da montare del cinema, piuttosto che la fluency, il desiderio di fare calore con la narrativa. Ma la, dunque, diciamo, la, la, la mia attività è divisa tra eh, quella di sceneggiatore e quella di scrittore. Sì. Eh, il cinema in realtà sta un po' in mezzo tra la narrativa, eh, il romanzo e la televisione, che forse è quella che assomiglia di più a, a questo aspetto che dici tu, no? di, per forza di cose, per la rapidità con cui i progetti devono essere portati a termine, che appartiene molto meno alla narrativa e... Ecco, anche in questo una via di mezzo, il cinema ha dei tempi comunque più lunghi della televisione, la televisione si decide il palinsesto della stagione successiva e quindi vanno conclusi certi almeno in fase di scrittura cadenze molto precise esatto. un obbligo di, anche di guidare la storia in certe direzioni esatto e in questo c'è effettivamente una parte di meccanicità anche se io cerco sempre di evitarla cerco sempre fino adesso mi sono divertito a fare televisione proprio perché ho sempre cercato di imparare facendola e di evitare di farla di mestiere adoperando. solo i cliché e i luoghi comuni se, se, di questo mestiere se possibile no? anche se alla fine in certi casi ti viene quasi richiesto o comunque viene convogliato, no? poi il processo di scrittura televisiva appartiene all'autore in maniera abbastanza non dico minima, però insomma fa parte di un processo in cui gli autori sono tanti, in cui c'è un rapporto con una produzione, con una rete che poi manderà in onda e quindi con degli storie editor di rete, insomma, è un processo complesso in cui l'autore fa del suo meglio se. La sua parte. Fa la sua parte <ride> poi... che viene Nel cinema, questa. Rete di rapporti è più semplificata, ci sono meno persone che lavorano al progetto, i tempi sono più lunghi o comunque ci si prende il tempo che, di cui c'è bisogno per, per fare bene le cose. Io fino adesso, poi, di, di progetti a cui ho collaborato e che sono arrivati in fondo, cioè sugli, sugli schermi cinematografici ce ne sono due. Uno con Roberto Faenza, Prendimi l'Anima, e uno tratto dal mio romanzo Notturno Bus. E quindi in questo caso l'esperienza è abbastanza limitata e trovo che sia una via di mezzo tra i due modi di lavorare. Devo dire che quello dello sceneggiatore cinematografico e televisivo è un lavoro che mi piace molto, mi interessa, mi piace moltissimo il cinema da sempre, quindi lo faccio volentieri. E mi permette anche di scrivere, però, eh, deludendo le aspettative magari iniziali dell'editore e del libraio che vuole collocare un nuovo noir nella, nella, nel reparto giù, nella casella giusta con i lettori già pronti per leggere quello e visto che io non campo solo di quello mi permetto di scrivere le storie che mi pare Insomma, Notturno Bus 2, il ritorno non credo che potrà essere sugli scaffali troppo presto no? e neanche forse troppo tardi Senti, hai citato proprio Prendimi l'anima, il film di Roberto Faenza, che è un film complesso e che io ho amato moltissimo, al di là del, del fatto che, secondo me, eh, nelle sue regie Faenza sia abbastanza discontinuo. Questo è uno dei, dei film che ho amato di più per complessità, per anche emozione, per emotività che riusciva suscitare e soprattutto perché parlava di uno dei miei miti di lettore che è Jung credo che sia una delle letture più divertenti che possa fare uno che ama leggere ecco ehm, tu hai già in parte risposto alla mia domanda ma mi piace ancora a, a rotare il mio coltello su queste eh, definizioni. Un film come Prendi l'anima, che si basa su un personaggio così complesso e interessante come Jung, e i gialli per la tv, adesso so che stai lavorando alla nuova serie di Cogliandro assieme a Lucarelli così, ehm, sei più, tu, quando parli di un, un personaggio intrigante e profondo come Jung, o sei comunque ugualmente tu anche se sei costretto a, a scrivere di un inseguimento eh, in macchina o di una fuga o di una sparatoria? Ma guarda, eh, non lo so, credo di essere io in entrambi i casi eh, a me, io sono sempre stato un lettore onnivoro eh, fin da piccolino ho divorato i polizieschi, prima primi, i noir subito dopo da, da 13-14 anni in poi e ho letto un po' di tutto nella mia vita e mi diverto ancora a leggere, a guardare film di ogni genere, quindi credo che mi appartengono entrambe le anime. È curioso che io abbia conosciuto Faenza perché mi ha chiamato a Roma perché volevo opzionare Noturno Bus per farci un film. Quindi, come vedi. La vita <ride> supera <ride> di gran lunga la fantasia. È strano, no? Sta è cosa mi ha chiamato. Eh. Gli ho detto, purtroppo il film è già opzionato da un'altra produzione. E lui ha detto: Ah, guarda, ci sono... sto pensando da dieci anni a un progetto di raccontare eh, in realtà poi. Lui voleva raccontare Sabina Spirra, ancora più che io, infatti una cosa che ci ha accomunato forse in questo progetto è stato anche il eh, sollevare una figura femminile, no? per me è stata una sorta di palestra per il romanzo che, che, che già avevo in mente. E, e quasi abbassare o comunque umanizzare un pilastro, un, così, no? una figura anche geniale. Si poteva fare agiografia, quanto... iperbole su Jung, cosa che avete no, abbiamo, perfettamente evitato, l'avete umanizzato, evitato, e reso abbiamo, terreno. Esatto, l'abbiamo visto più nel suo aspetto emotivo-sentimentale in relazione con questa figura che era veramente, anche lei, gigantesca, no? eh, per quanto controversa. E quindi visto nell'aspetto meno consueto, no? in cui si poteva vedere questo gigante, e però ecco, la conoscenza è stata è venuta attraverso invece un, un romanzo che comunque apparteneva al genere e che a Faenza, che pur ama il genere tra l'altro, ha fatto anche dei, dei film di genere, aveva, era piaciuto molto e quindi con lui ho lavorato a questo film che è andato in porto e che, nel quale ho messo molte delle cose che comunque mi piacevano, quando lui ha scoperto che avevo letto molto Jung è stato molto felice quindi di coinvolgermi in questo progetto e, eh, e poi ho lavorato invece a un progetto che non è andato in porto che era eh, un film ambientato a Cuba, tratto da un romanzo di eh, Cruz Smith, quello di Gorky Parker, che era Havana Bay, quindi un giallo ambientato a Cuba. E... Sempre con lui avrebbe, fatto, lui avrebbe questo... fatto la regia di questo. Pensa un po', veramente l'intreccio delle possibilità per chi scrive è infinito. Ma naturalmente vorrei prima di, di concludere la nostra conversazione, parlare ancora un attimo del tuo romanzo, perché se lo merita e credo sia doveroso, soprattutto in una rubrica come la nostra, prettamente letteraria. E poi sono anche un medico, quindi l'interesse è raddoppiato in questo caso. Come e, e mi hai fatto anche da consulente per come i poliziotti chiedono. Eh, fanno per, consulenti per le procedure mh, poliziesche, io almeno sulle procedure mediche ti ho dato volentieri una mano. Ecco, ma ehm, dopo questo intermezzo su Cinema e TV, come mai un romanzo incentrato sulla malattia? Perché la malattia che sia fisica o esistenziale è il vero protagonista di questo romanzo è eh, il tramite per una elevazione o per una degradazione ma è comunque eh, un, un protagonista con la P maiuscola da dove è venuta questa tua spinta ad avere un protagonista così ingombrante doloroso faticoso perché eh, una persona come Clara deve addirittura giungere alla simulazione pur di ottenere quello che per lei è uno scatto avanti esistenziale. Ma, eh, adesso provo a rispondere senza fare troppe, anche se è difficile, perché dietro c'è questa riflessione no, per me. Allora, la, la, in generale trovo che eh, ci sia un, un tentativo di fuga. Che però paradossalmente è molto necrofilo, molto funerario dalla malattia, dalla morte, dai momenti eh, oscuri dell'esistenza. Questa fuga è evidentissima nella televisione, in tutto quello che ci viene propinato dalla televisione, ma è credo molto compenetrato in tutto il nostro modo di essere e di esistere. Eh, la manipolazione del corpo nel tentativo di apparire sempre più giovani, più sani, no? Già, insomma, è, è estesa al nostro, alla nostra esistenza in generale. Quello che invece è, è, è ovviamente una tentazione sempre costante, no? dire quest, questo lato, la malattia, la morte, il, la depressione, sono aspetti che vanno fuggiti, vanno tenuti lontani. Io credo nella mia vita di aver imparato tantissimo invece proprio da queste cose qua, da questi momenti qui dai momenti, di, momenti della malattia, come dici tu, esistenziale, la malinconia in forme più o meno forti e dalla malattia fisica. E quando ho smesso di fuggire, ma invece ho ascoltato queste cose qua, mi sono reso conto che, eh, che il mio corpo, la mia mente, il mio animo cercavano di parlarmi, di parlare a me, che invece ero in costante fuga da questi aspetti. per Apparentemente per stare meglio, ma in realtà ecco, credo che la, la malattia, la, la malinconia, la morte siano aspetti assolutamente compenetrati nella vita. Quindi dico qualcosa di molto banale, no? però di qualcosa che invece costantemente ci, ci spaventa, ci, ci, eh, ci infastidisce, che ci, ci provoca disagio. Allora, eh, i percorsi di queste due donne che sono un poco quasi simmetrici, speculari al contrario, no? una sta bene, ma, eh, sta bene fisicamente ma sta male dentro e per scoprire quanto potrebbe stare meglio ha bisogno di fingere di stare male, ha bisogno di questo percorso eh, di discesa nella malattia addirittura finta, simulata, l'altra è una donna che vive sulla propria pelle invece è una malattia reale, che però le fa scoprire un altro aspetto di se stessa, addirittura entusiasmante, per quanto doloroso e faticoso da accettare. Ecco, volevo raccontare questa cosa qua, volevo raccontare eh, delle vite nelle quali in un modo o nell'altro non si può fuggire da questo aspetto e addirittura attraverso questo aspetto, che per me non è la faccia negativa, ma è... Eh, assolutamente compenetrato, intrinseco, intrecciato con quegli aspetti più solari e più vitali, no? che sono evidentemente facili, più facili da individuare. Eh, volevo raccontare questo, volevo raccontare un, eh, delle storie in cui non si può, ma non solo, è utile, è, è indispensabile, è necessario fare i conti con, con questo aspetto. Ecco, voi potete capire dalla, dalla complessità di questa riflessione, dall'intreccio di queste difficili vite di due donne, come questo sia un romanzo di, di grande spessore, di grande importanza, che io caldamente invito tutti a leggere, ve lo ricordo, l'ora dell'incontro. Che Giampiero Rigosi ha pubblicato presso l'editore in Audi Stile Libero. Vorrei fare una piccola chiosa a questa ultima tua conversazione, proprio in coda a questo tuo ultimo commento importante. La medicina è eh, un po' afflitta dallo scientismo, cioè dalla, dal tentativo di renderla un'ideologia, e molto di questo è, è riferito alla. Quella che adesso si chiama medicina basata sulle evidenze, tutto deve essere rigorosamente dimostrato, eccetera, eccetera. Che è un ottimo strumento di lavoro per gli medici, per carità. Però c'è un'importantissima variabile che sta prendendo piede nel nostro mestiere, che è la medicina basata sulla narrativa, che rende assolutamente individuali i pazienti, li rende storie a sé, che non potranno mai essere incasellate in un rigido strumento di lavoro come la, quell'altra medicina. Quindi parlare della malattia oggi nella narrativa è un eh, passo avanti che può essere utile ai lettori, agli scrittori, ai narratori più in generale e ai medici e ai pazienti. Quindi abbiamo parlato oggi di un, un problema forse enorme ma che possiamo risolvere in questo caso leggendo una bellissima storia. Ringrazio ancora Giampiero, ovviamente, gli chiedo di firmarmi il libro per la mia prestigiosa collezione. E concludiamo con la nostra abituale perla che oggi eh, credo sia abbastanza eh, in linea con quanto abbiamo raccontato finora sull'importanza della scrittura, delle mille variabili che riguardano la scrittura e, e di quanto questa scrittura sia una cosa in cui ci si può immergere anche se si lavora, perché Giampiero ci ha dimostrato che si può eh, lavorare alla scrittura per commissione, ma viverla fino in fondo comunque. La perla di oggi è dedicata a Manuel Puig, uno scrittore argentino che è stato molto popolare anche in Italia fino a qualche anno fa, adesso forse purtroppo i suoi libri hanno trovato una qualche eclissi anche perché è scomparso. Manuel Puig quando scrive è in totale immersione, non percepisce nulla. Questo principalmente perché ha un rapporto ansioso con la pagina bianca e quindi raddoppia l'attenzione. Rapporto tanto ansioso che non lo sopporta e scrive sempre sul retro di fogli già scritti da altri. Grazie per l'attenzione e al prossimo incontro.